domande e vi rispondo. Allora, oggi ho annunciato che Gerosolimo sarà assessore. Io annuncio e confermo che Gerosolimo farà parte della squadra di governo della regione nella veste di assessore. Adesso creiamo le condizioni affinché tutto questo avvenga nel tempo più breve possibile. Chi diciamo, fare posto a Gerosolimo? Sto terminando degli approfondimenti. Quello che è certo è che Gerosolimo entra in giunta, ci doveva entrare anche all'inizio della legislatura, poi si è determinato una diversa collocazione di persone e di ruoli. Adesso è arrivato il momento, come io ho sempre sostenuto, nei confronti della forza politica ma anche di questo territorio. Ha parlato di delega alle aree interne oggi, quali altre? Ma adesso comporremo anche in ragione delle materie da affrontare. È una questione che io affronterò nei prossimi giorni con la naturalezza con la quale questo deve essere fatto, anche pescando nella mia esperienza che è pluriennale. Ha concluso il confronto con gli altri membri della maggioranza per questo passaggio? Oggi però è tutto molto scorrevole, nel senso che oggi completiamo l'ascolto dei consiglieri del PD, poi facciamo le altre formazioni politiche in una normale attività di approfondimento, anche per raccogliere suggerimenti, punti di vista, come solitamente faccio anche rispetto all'agenda settimanale di governo. Adesso ci aggiungiamo anche un supplemento di ascolto circa il coinvolgimento di ogni singolo consigliere in relazione anche alla diversità di funzioni che i singoli consiglieri avranno. Qui abbiamo consiglieri impegnati al vertice delle commissioni e consiglieri impegnati in giunta. Su questo stiamo precisando anche la modalità di ciascuno di fare parte della squadra realizzatrice e di avere ruolo rispetto agli obiettivi dell'agenda di governo. Di questo mi sto occupando in queste ore, a partire da ieri, per fare sì che ciascuno si senta protagonista di questo ambizioso progetto di vita della regione. Gerosolimo però prima di essere investito come assessore bisogna risolvere quei 2-3 punti programmatici amministrativi che sono stati posti sul tavolo come questione politica. Lui ha posto accanto ad altri, ma anche altri consiglieri hanno posto problemi. I problemi fanno parte della vita di ogni istituzione e di ogni economia territoriale. Li risolviamo insieme perché qui esistono più parti in campo che devono dare luogo a soluzioni, sapendo che le questioni devono tenere da conto anche la compatibilità finanziaria e la compatibilità normativa. Circa il fatto che le partecipate debbano entrare tutte insieme nell'agenda degli approfondimenti, con la stessa dignità di Abruzzo Engineering siamo abbondantemente d'accordo. Per esempio, presto troveremo soluzione alle società che si sono occupate di innovazione agricola. Stiamo anche affrontando il tema del pregresso rovinoso del CIAPI e dei numeri da svelare riguardante i problemi del CIAPI. E anche qui troveremo un'assestata che intanto ci farà conoscere di cosa si tratta il problema del CIAPI dal punto di vista numerico e della sua duplicazione giuridica. E poi c'è il problema di quella realtà che per noi è molto significativa, che è Arit, all'interno del quale c'è una bella potenza contrattuale, tecnologica, di bravure, ma esiste anche un problema di precontenzioso e di contenzioso riguardante alcuni precari. E poi il tema delle realtà culturali abruzzesi per quanto concerne la copertura programmatica, finanziaria che hanno avuto in relazione alle diverse iniziative poste in campo. La via di uscita sarà una legge nuova, perché non dobbiamo dimenticare come la vicenda culturale in questa regione ha conosciuto due colpi allo stomaco. Primo, la vicenda dell'ex assessore De Fanis, il quale ha avuto giuridicizzato anche il suo percorso di assessore. E in relazione a quella vicenda c'è stata una legge, diciamo, neroniana, che in preda all'emotività ha cancellato tutto. Adesso stiamo operando in conseguenza di quelle tragedie, rispetto alle quali noi dobbiamo trovare un nuovo assetto normativo.
E poi c'è il problema anche di una sanezza di bilancio che dobbiamo ridefinire alla luce anche di quello che Corte dei Conti ci ha mandato a dire a più riprese. Noi nella giornata di oggi approveremo il conto consuntivo 2013 dopo che abbiamo definito il riaccertamento dei residui e poi cominceremo a lavorare sul 2014. Certificata la nostra sanezza, anche ricorrendo a strumenti finanziari consentitici dall'ordinamento, potremo cominciare anche in sede di giunta a poter programmare investimenti per la cultura. Perché io ho avuto una contezza comprovata che su questo fronte anche della vitalità amministrativa culturale della regione si è fatta più di una cosa stravagante. Quindi condivide gli incontri che stanno facendo? Assolutamente sì, quando si produce il lavoro io direi che sono plaudente. Per quest'anno come fa la produzione? Per quest'anno operiamo in regime della ristrettezza di fondi che anche la Corte dei Conti ci ricorda. Quindi io... 1 milione di euro, diciamo, è stato messo ad inizio al bilancio sul FUS. Sul FUS regionale. Noi opereremo tenendo da conto il quadro della compatibilità finanziaria, perché io voglio consegnare questa regione ogni anno alla piena approvazione sia della Corte dei Conti che delle diverse magistrature e naturalmente anche dei cittadini. Io non voglio riservare sorprese. Io dovunque ho amministrato ho lasciato un ente pienamente validato dal voto degli elettori, dalla Corte dei Conti e devo dire dopo tutti i processi anche dalle magistrature penali. Presidente, ma a settembre non ci va Lisa in consiglio, diciamo il pacchetto culturale? Noi dobbiamo verificare l'insieme delle questioni sapendo che ISA è un punto di forza, però dobbiamo anche determinare le compatibilità. Vabbè, Presidente, scusa, ci abbiamo il microfono spento noi, l'annuncio dell'assessore. Fatelo ridire tu. No, ce lo sappiamo, per averlo noi. Chi uscirà dalla giunta? Mi chiedo scusa, abbiate... Grazie.